Raga, qua dobbiamo trovare un Pokémon. Dai, forza, 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 forza. No. Allora, raga, e che Dio ci ama, Nippone, che Dio ci ama. Non voglio vedere, non voglio vedere. Non voglio vedere. Ciao a tutti ragazzi, sono sempre il prossimo Federico95 e benvenuti finalmente al 28esimo episodio di Pokémon Nero 2 Random Hazard Nuzlocke. Oggi ragazzi siamo sempre qui a Grisalopoli, pronti per proseguire la nostra avventura e dirigerci verso la via vittoria. Nella scorsa parte ragazzi cosa abbiamo fatto? Beh, abbiamo ucciso un Kyurem nero, che poi non era un Kyurem nero ma era semplicemente un combi di merda. E abbiamo fatto un culo grosso così a Gachis, che credo che per un bel po' non ci romperà più le palle. Allora ragazzi, oggi dobbiamo andare verso la via vittoria, verso la Lega Pokémon, come dico in ogni parte, in ogni mio video, perché ormai è diventato uno dei miei motti preferiti. E oggi siamo verso il percorso 22 ragazzi, dobbiamo andare di qua. Ma prima di iniziare l'episodio vi invito a lasciare un bel pollice in su, a commentare con la domanda del giorno ragazzi, perché leggo tutti i vostri commenti sempre. E appunto ragazzi, voglio leggere le vostre risposte, quindi commentate, commentate, commentate. E naturalmente vi mostro la fanart fatta da Angelo, che come me è un amante di Charizard, come si vede, quindi mi disegna un bellissimo Charmeleon. Allora ragazzi, oggi dobbiamo andare di qua, quindi usiamo subito un bel repellente, perché in questo percorso abbiamo già fatto il primo incontro. Non abbiamo ancora il team al completo, cosa mai successa in un mio video. Cioè arriviamo alla Liga che ancora non abbiamo un team completo. What the fuck, cosa sta succedendo? Quindi cercheremo ragazzi in tutti i modi di catturare un Pokémon in questa parte. Magari perché Zoroa non lo voglio aggiungere, raga. Zoroa non mi piace, no. Per favore non mi fate aggiungere Zoroa. E quindi ragazzi vorrei trovare un Pokémon abbastanza decente da aggiungere al mio team, che se lo meriti. Quindi ragazzi tenteremo nuove catture e lo cattureremo ragazzi con la Master Ball. Il Pokémon di questa parte che andremo a catturare, se lo cattureremo naturalmente, se troviamo qualcosa di decente, perché non ho intenzione di catturare uno schifoso Caterpie o uno schifoso Bidoof, avrà l'onore di essere catturato con la Master Ball. Perché tanto poi la Master Ball non ci servirà a nulla, dato che i leggendari ragazzi sono random, come abbiamo visto con Kyurem nero appunto nello scorso episodio, che alla fine era un fottutissimo combi. Esatto, un combi. Va bene. Qui ragazzi c'erano le reclute del team Plasma che non ci facevano passare. Ora il passaggio appunto si è liberato, perché li abbiamo scacciati e mandati a fanculo molte molte volte. E ho insegnato forza a Charizard e molti di voi mi odieranno, ma era l'unico Pokémon che poteva prenderla nel mio team. E gli ho levato Vol di Fuoco. E sono un coglione. Il mio team, ragazzi, tuttavia, ora che siamo arrivati al livello al percorso 23, l'ho fatta allenare come mi avete consigliato, perché nel percorso 23 mi avete detto che ci sono allenatori fortissimi a livello 56 addirittura Shiny Pokémon, ragazzi. Quindi questo era il livello minimo che potevo farli allenare. Non l'ho fatto allenare al massimo, perché sennò dovevo farli allenare fino al livello 60. E poi sti cosi non si allenano, per farli salire di livello nell'erba ci metto le ore. Perché ragazzi, giustamente, io non uso i cheat, perché usare i cheat non è da veri Pokémaster, ricordatevelo. E quindi ragazzi, e quindi qui ragazzi ci sarà una tipa che vi cura i Pokémon. Sì, ma noi ci abbiamo il team curato, quindi non ci serve a niente. E questo sarà il percorso ragazzi, dovremo fare la nuova cattura. Qui nella grotta non c'è bisogno di fare la cattura, perché semplicemente ragazzi avevamo già incontrato il combi e io stupidamente non l'ho catturato. E grande Federic! Era meglio se l'ho catturato sinceramente quel combi, così che avevo un altro Pokémon nel PC, perché attualmente ci abbiamo Crobat, Rhydon e Zoro, altri Pokémon di merda praticamente. E io non voglio farmi morire un Pokémon in questa Nuzlocke, grazie. Non voglio proprio farmelo morire per poi aggiungere uno sgorbio del genere. Io questa la potrei saltare usando Surf. Fanculo, vediamo un po' cosa ci attende la via vittoria. Vediamo un po' che Pokémon avete in serbo per me. Voglio vedere, voglio vedere, voglio assaggiare. Forza, vai. Illuminami, vai. Illuminami. Prego. Un cazzo di Paras. E io sono venuto fino alla Liga per un cazzo di Paras. Adesso tu farai una brutta fine. Naturalmente ho messo Aragorn per primo ragazzi, perché è quello che è rimasto a livello 54, a livello inferiore. E livello 53 addirittura questo Paras. Non immagino più avanti che Pokémon possono avere. Io alzo le mani. In questo episodio ragazzi non concluderò la via vittoria, perché è veramente lunga. Almeno per quanto mi avete detto, dato che io non l'ho mai fatta. E per quanto mi avete detto appunto che è lunghissima. E spero che non è come dite, perché odio battere tutti questi allenatori. Vi prego, vi prego. E là c'è un allenatore bastardo, che adesso salteremo. Guardate che roba, guardate che roba. Questo è tutto allenamento alla torre cielo di Reguazza. Oh, Drift!
Madonna, raga, le cose belle. Oh, là c'è un ciccio. No, il ciccio no, eh. Il ciccio no. Il ciccio lo saltiamo anche lui, eh. Oh, oh, oh. Olè, madonna, la potenza. E là, ragazzi, c'è un po' d'erba. Io direi di fare la cattura proprio in quel punto. Vediamo un po'. Perché nell'erba alta, come sapete, possiamo fare doppio incontro. E doppio incontro significa doppia possibilità di trovare un Pokémon che ci manca. Salve, sono solo di passaggio, grazie per conversione. Sfido sempre la Liga Pokémon, ma continuo a perdere. Continui a perdere perché sei una fottutissima pippa. Ecco, con quell'Axo. Axurus, guarda quanto è piccolo. Guarda quanto cazzo è piccolo, che ci fai? Prenditi un Dragonite. Esatto, un Dragonite. Allora ragazzi, andiamo e vediamo un po' cosa riusciamo a trovare. Ti prego, Pokémon epico, Pokémon epico, Pokémon epico, Pokémon epico, Pokémon epico. Cioè, io faccio un doppio incontro. Che cazzo mi trovo un Mismagius? Cioè, io mi faccio un doppio incontro e trovo un Mismagius. Vabbè, ragazzi. Comunque, ragazzi, non se lamentiamo, come si dice a Roma. Non se lamentiamo, perché Mismagius comunque è un buon Pokémon. Se c'ha tanto attacco speciale, fa male. Quindi, ragazzi, io direi di shottare prima un Mismagius. E direi anche di shottarlo male. Dopo che abbiamo shottato un Mismagius, direi di vedere che mosse c'ha. Già che c'ha extra rapido, mi va bene. Poi tocca vedere quanto c'ha d'attacco e attacco speciale, naturalmente. Allora, ragazzi, proviamo a prenderlo. Allora, aumentiamo la velocità. Ci serve assolutamente un Pokémon, ragazzi. Dobbiamo prenderlo, assolutamente. E ci paralizza Ultra Watt, mortacci tua, come si dice a Roma. Sempre a Roma si dice. Invertivolt, ti prego muori. Devi morire, devi morire, devi morire, devi morire. Non muore, benissimo. Allora, torna da Federic. Contro di quel coso mandiamo Crystal. Compendi spazio. Bravo. Bravo. Allora, vai. Allora, speriamo che Compendi spazio riesca a shottarlo. Si spera. Oh, extra rapido su Aragorn. Oh, non mi uccide Aragorn che mi incazzo, eh. Prendi spazio e muori Mismagius. Allora, perché io voglio catturare quella sinistra. Non voglio usare la Master Ball su Mismagius, raga, vi prego, non me la fate usare. Non me la fate usare. Hai l'idrocarica. Allora, ora ragazzi dobbiamo shottarne solo uno. Il problema è chi quale shottare adesso? Questo è un problema. Tripletta! Porca puttana, c'ha pure tripletta sto coso. Allora, raga. Allora, la 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 la. Para para pam, pam 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 pam. Certo che sei stronzo però, eh. Porca miseria, c'ha anche tripletta, raga. C'ha anche tripletta, vi rendete conto? E gli ha levato praticamente tutta la vita. Va bene. Ah mio Dio, nitrocarica. Adesso ragazzi dovremmo riuscire a catturarlo. Magari lo paralizzo anche. Vediamo un po'. Perché questo è morto. Manca l'altro. Ok. La velocità di Aragorn aumenta. E ora ragazzi proveremo a catturare questo Mismagius. 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 Tripletta. Non c'ha mosse tipo spettro. Che cazzo ne so. Qualche mossa figa. Alla. Allora facciamo. Dov'è le Pokéball? Dove sono? Ecco, c'è un bel po' di ultra. Boh, va, catturiamo. Ah, sarebbe figo catturare un Mismagius con la Master Ball, ragazzi. È dello stesso colore, tra l'altro. Vai. Uno. Due. Tre. È nostro! Ok, ragazzi. Abbiamo catturato. Come lo soprannominiamo? Non lo so. Spettro. Pokémon stregone. Oh mio Dio. Allora, sei un Pokémon stregone. Lo dobbiamo chiamare come una strega. Ma ora non mi vengono in mente nomi di streghe, raga. Streger, maghi. Allora, ragazzi, sapete come la chiamiamo questa? Ermione. Sì, Ermione. Ermione! Sì, per gli amanti di Harry Potter, ragazzi, si chiamerà Ermione. Ermignottore! No, Ermione. Come si scrive Ermione, raga? Io scrivo così, Ermione. Boh. Ermione. Così. Ermione. Raga, non so se si scrive così. Cioè, uccidetemi se non si scrive così. Però io che cavolo ne so. Se non si scrive così, lo aggiusto, tranquilli. Ermione. Bene, benissimo. Andiamo a vedere, raga, Ermione come sta messa. Andiamo a vedere. Madonna, i punti spadonna, 292, cazzo. Alla furba. Aumenta danni annullando altri effetti delle mosse. Ha molto attacco. Poco attacco speciale. Però c'ha molto attacco. Allora, aumenta danni annullando altri effetti. Ha aerosalto. Tripletta. Leccata. Una lingua lunga infligge danni. Una lingua lunga. Già il mio non mi piace una lingua lunga. Benissimo. Ok, tripletta speciale. Extra rapido. Oh, extra rapido, raga, non è male però, eh. Vi dirò, eh.
Ex rapido non è male. Oh, però mi piace così, raga. Io non so, io direi di per ora tenerlo in squadra. Magari lo mettiamo. Cioè, guardate quanti punti cioè, guardate quanti punti salute c'ha. Cioè, c'ha tipo troppi punti salute. Tipo troppi, troppissimi. Allora, dato che abbiamo ottenuto anche Miss Mag giusto adesso, dobbiamo vedere se gli possiamo insegnare qualche mossa. Ci abbiamo qualche mossa di spettro, cioè, ma questa è psico però. Allora, qualche mossa fisica forte? Niente, eh? Niente proprio. Zero. Zero spaccato. Ma che cavolo però. Vabbè raga, per ora ce lo teniamo, tanto tipo spettro non ce l'abbiamo. È vero che non c'ha mossa tipo spettro, però raga io direi di tenerlo per ora, finché non raggiungiamo la via vittoria, dove ci saranno naturalmente nuovi incontri. Andiamo su di qua. Volevi sfidarmi, è schifosissima. Ragazzi, andiamo di qua. E ci dovrebbe essere il passaggio per andare alla Lega Pokémon. Ecco il passaggio. Ciao N. È da un po' che non ci si vede, vero? Da scorsa parte. Finalmente ecco di qua. Oltre a questa strada chiamata Via Vittoria si trova la Lega Pokémon. Far lottare i Pokémon significa anche farli soffrire. O almeno così pensavo. Ma adesso devo ammettere che questa riflessione è troppo riduttiva. No, non ci siamo. Le lotte di Pokémon non sono soltanto una questione di chi vince o chi perde. C'è dell'altro. Tu e i tuoi Pokémon insieme al tuo avversario e i suoi Pokémon siete tutti testimoni di un equilibrio bellissimo e fondamentale. Applausi per le belle parole. Proprio così, il mondo è in un altro, è un'immensa reazione chimica di idee e personalità che si incontrano e si scontrano. Particelle. Le lotte di Pokémon sono un piccolo grande esempio di questo fenomeno. Questo è ciò che mi ha insegnato il mio amico Zekrom. Sì, il tuo amico Zekrom. Certo. Unico formula matematica che ho elaborato viaggiando in lungo e largo. Vorrei che anche tu ci riflettessi su. Dai, non ero bravo a scuola, quindi non credo di pensarci. Ciao. Grazie per Cascata comunque. Cascata è la mia cantante preferita, tra l'altro. No, ragazzi, uccidetemi, vi prego. Per chi l'ha capita, uccidetemi. Medaglia base completata. Yeah! Medaglia arsoio completata. Yeah! Medaglia sagrabbia completata. E basta. Ok, medaglia Volt. Medaglia che era quella di Sisma. Perfetto. Medaglia volante. Sì, medaglia. Medaglia jet. Medaglia drago. Medaglia leggenda. E medaglia acquatica. Io le chiamo a modo mio Onda. Va bene. Onda, il giocatore del Milan. Uccidetemi anche ora. E si aprono i cancelli di Mordor. Ragazzi, siamo arrivati a Mordor. Bilbo Baggins. Getta quell'anello nel fuoco. No, Gandalf! Le mie interpretazioni bellissime. Bene, ragazzi, si oltrepassano i cancelli. E là c'è un centro Pokémon fatto a stile greco. Allora, ragazzi, andiamo qua. C'è qualcosa? Me lo sento! Il sasso! Niente. Benissimo, il sasso! Niente. Che palle, io me lo sentivo. Però qua me lo sento, c'è qualcosa. Cioè, bacca uva. È bella così, bella lì. Ah, Miss Magius, entrerai a far parte del team o no? Lo scopriremo tra pochissimo. Bacca uva. Allora, la via vittoria, ragazzi, dovrebbe essere questa qua, in teoria. Se questo è il percorso 23, la via vittoria dovrebbe essere quella là. Ora, vogliamo fare un incontro in questa via vittoria? Sì o no? Allora, mi sembra che ora, qua dentro, appena entriamo, non ci dovrebbe essere niente di che, ragazzi. Cosa vuol dire non ci dovrebbe essere niente di che? Ve lo spiego subito. Ci dovrebbe essere la grotta, e nella grotta non si trova proprio un granché. Ci dovrebbe essere un pezzo di erba scura più avanti. Io direi di fare il tentativo nell'erba più scura. State con me. Allora, ragazzi, si va qua. Allora, io, ragazzi, mi sono già stufato di tenere Aragorn per primo. Veramente, non mi ispira, non mi dà fiducia questo Pokémon. Ma che livello è sto Miss Magius? È già livello 54, porca puttana. Già livello 54. Vabbè, si scende di qua, siamo... Ma siamo già nella via vittoria noi, ragazzi, non capisco. Siamo entrati o non siamo entrati? Aspetta, La Lega Pokémon si trova oltre questo tunnel. Poi non si chiama via vittoria, si chiama proprio tunnel. Allora, io, ragazzi, vorrei vedere la mappa. Un attimo, sono curioso di vedere la mappa. Allora, alla lunare, registra dati, bla bla bla, mappa di città. Benissimo. Ok, andiamo a vedere. Abbiamo la via vittoria e il percorso 23, questo dovrebbe essere. Percorso 23, ma questo è un altro percorso? Allora, qua c'è proprio la via vittoria, raga. C'è un altro percorso, questa è proprio via vittoria. Allora, ragazzi, questa è la mia vittoria. Qua dentro noi possiamo fare una nuova cattura, in teoria. In teoria, in pratica non lo so. Vabbè, cominciamo. Ah, primo incontro in questo
coso è un Triflum di merda. Va bene. Allora, ragazzi, abbiamo fatto il primo incontro in questa cavolo di grotta, se chiamiamola così, in questo luogo. Tentativo di fuga non riuscito. C'è anche aerotacco, porca miseria. Dai, ti prego, fuggi! Ah, che palo! Fuggi, fuggi, fuggi! Allora, raga, questa cosa non ha senso. Vi spiego il perché non ha senso. Cioè, lui è lento, ma riesce a evitare un aerotacco. Cioè, guarda, non mi fuggi, raga. C'ha la velocità che è uno schifo, c'ha. E mi fa pure brutto colpo sto coso. Fuggi, ho detto! Fuggi! Niente, non fuggi. Oh, raga, c'ha palla ombra, però non è male. Fuggi! Niente, raga, non ce la faremo mai. Devo ucciderlo. Muori, stupido di frun di merda. Muori! Raga, che palle, però, cioè. Devi morire, devi morire. Ed è morto Driflum. Allora, raga, mi spiace Driflum, ma te lo sei meritato. Che te devo dire, te lo sei meritato. Allora, ragazzi, facciamo iperpozione. No, rivitalizzante max, magari no, eh. Ah, Dio, questi Pokémon di oggi. Sempre in mezzo ai coglioni. Ok, repellente max. Andiamo a vedere qua. Salve, salve, bello. Vuoi sfidarmi? Certo che sì. Parte la sfida contro il primo fantallenatore di questa grotta. Scalinata. T-Rogue manda in campo un T-Rogue. E non abbiamo un po' come... Ah, no, no, sì, ma se tipo quanti ce l'abbiamo? Sì? Ci abbiamo... Dragonite. Volendo possiamo mandare Dragonite. Ma credo che Ultra Volt ce la faccia benissimo ucciderlo, vero? Vero che ce la fai? Vero? Vero? La potenza di Ultra Volt, ragazzi. La potenza di Ultra Volt. Manda in capo Erdian, il cane di merda. Ah, seguitemi su Instagram, ragazzi, che pochi giorni fa ho messo un post dove vi facevo vedere la mia cara gattina e vi ho chiesto di taggarmi nelle vostre foto con gli animali. Mi avete inviato un sacco di foto dei vostri animali, cioè... Sono contento se siete degli amanti degli animali alla fine, Ce la facciamo a finire la via vittoria in questa parte, cosa che dubito. Perché, ragazzi, so già che non ce la faremo mai a finire in questa parte. Però, raga, a questo punto ci dobbiamo mettere forza Miss Magius in squadra. Cioè, c'è niente da fare. Per forza quel cazzo di Miss Magius in squadra, vi rendete in conto? Cioè, cosa sono costretto a fare? Boh. Dai, Erdier, abbiamo capito che sei un cane di merda e muori. Ma mi pare quello dell'Ilie Vagabondo. Ah, morto. Ok. Ciao. 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 Rompe le palle. Ok. Andiamo su di qua. Oh, c'è da usare forza qua. Ho fatto bene il segnale a Charizard. Ok. Ok, quanti tocchi dobbiamo fare? 1, 2, 3 e 4, vero? 4. In questi sassi c'è qualcosa in questi sassi, raga. Me lo sento, non c'è niente. E qua c'è un'allenatrice che voglio saltare, ci sarà? Ehi, eccola! Eccola! Eccola come la saltiamo, eh! Ecco come la saltiamo! Fuck! Qua, ragazzi, ci sarebbe proprio un tag life epico per saltare gli allenatori. E qui, ragazzi, siamo sul percorso. Ma questa è proprio sempre via vittoria. È sempre via vittoria. Ci sto a capire, cazzo, raga. Proprio niente, ci sto a capire. Allora, ragazzi, si va di qua. Bella. E di qua ci dovrebbe essere un altro percorso. Nell'acqua! Madonna, quanto odio quando si girano in questo modo. Ah, ecco, il percorso qua sotto, in teoria. Oh, sì, usiamo un altro repellente, va? Un altro condiviso l'esperienza. Quanti cazzo ce l'abbiamo questi condiviso l'esperienza, raga? Va bene, andiamo di qua. Allora, ragazzi, dato che siamo veramente arrivati qua. In questa parte dobbiamo completare il nostro team, perché non voglio finire la via vittoria senza aver completato un team. Quindi cosa faremo? Dato che là mi sembra che c'è l'ultima parte, l'ultima parte, poi da questi qua li sfideremo. Ci sta ancora il medico, ci sta un po' di gente. Io direi di andare a fare volo e di andare a fare volo nelle ultime zone dove non abbiamo catturato un membro. Perché, ragazzi, non è fottutamente possibile che io non riesca a catturare un membro per la mia squadra decente. Allora, il percorso 9 in teoria dobbiamo fare una cattura nel percorso 9. Quindi andiamo nel percorso 9. Ci manca il percorso 9 da fare la cattura. E ci manca anche il percorso 16. Allora, facciamo prima il percorso 9 e tentiamo la cattura e incrociamo le dita, perché magari nel percorso 9 c'è qualcosa di interessante. Speriamo, raga, speriamo. Cazzo, io voglio un Pokémon degno della mia squadra. Cazzo, si sono scordati di scongelabole dopo lì. Mi sono proprio scordati, Porca minchia. C'è un po' di ghiaccio. Scusate. Scordate di scongelare, non ci posso credere. Vabbè, qua ragazzi dovrebbe essere il percorso 9.
E qui ci dovrebbe essere. Via! Bestia! E te pareva che non lo beccavo! Sì, vuoi passare di qui? Voglio passare di qui! C'hai problemi? C'hai problemi? C'hai problemi? Vuoi venire sotto? Vieni sotto, dai! Vieni sotto il mio Charizard! Ah no, il mio Ultra Watt, quello che sia. Livello 43, vuole botte, vuole botte. Io ragazzi ve l'avevo detto, e tanto ci tornavo in questi percorsi per a fare le catture. Voi tanto nei commenti mi dicevate: ma Federic, falle subito. No, le faccio ora, perché ve l'avevo promesso. Dai, dai, oh, madonna. Non mi puoi dire che ti puoi far battere da un audino di merda, Ultra Watt. Cioè, ti fa battere da un audino di merda, cioè, sei un coglione, cioè. L'audino è l'emblema, cioè, se non sconfiggi audino sei un coglione. Audino, schiavo di condivisore esperienza, ecco, di esperienza, grande. Mi hai fatto salire anche il mio ultra volta livello 56. Non sei del tutto inutile. Allora ragazzi, dato che forse da sotto c'è un po' di erba, un po' di erbetta fresca, repellente max, via. È ancora attivo, bene. Allora ragazzi, dato che c'è un po' di erbetta. Allora, oh, motociclista di merda. Raga, non voglio sfidare gli allenatori, non ci voglio fare niente. Allora raga, c'è un tossico. Un drogato di merda. Ok raga, andiamo qua sotto. Magari c'è un po' di erbetta scura. Un po' di erbetta scura. Flauto giallo. Ma un po' di erbetta scura. Un po' di erbetta. Sì, c'è l'erbetta scura. Raga, qua dobbiamo trovare un Pokémon. Dai, forza. No. Allora raga, e che Dio ci ama, nippone. Che Dio ci ama. Non voglio vedere. Genesect. What the fuck. Genesect abbiamo trovato. E te pareva? Pokémon di merda. Ma raga, ma se aggiungiamo un Genesect in squadra? È considerato leggendario un Genesect? Io non so se è considerato leggendario, raga. Beh, può essere? Non lo so. Facciamo Surf, che li dovrebbe beccare tutti, mentre tu fai Pokémon e sostituiamo e mandiamo il nostro Hermione. Anzi, no. Surf... Boh. Allora andiamo contro Lampo. Vai. Lampo si beccherà un bel surf dritto in faccia. Dritto. Non so, ragazzi, potrei aggiungere un Genesect in squadra. Chissà com'è un Genesect. Boh. Allora, noi ne catturiamo un po'. Poi scegliamo insieme. Per dire, noi ne catturiamo un po'. Poi scegliamo. Surf. Ciao Luna Donna, sono un piacere. Raga, Genesect è considerato leggendario? Io non ci so capire un cazzo, boh. Sarà considerato leggendario? Boh. Raga, noi lo catturiamo. Eh sì, quanto ci mettiamo a catturarlo? Vabbè, catturiamo Gala Master Ball. Tanto... scrivetemi qua sotto se è considerato leggendario o no. Boh, io lo catturo, tanto non costa niente metterlo nel box. Lo catturiamo con la Master Ball. Tanto, male che va. Ok, Pokémon... Paleozoico. Vediamo un soprannome genere. Sì, lo chiamiamo. Chiamiamo DNA. Tu sarai. No, DNA non c'entra un cazzo, raga. Sapete, vi dico. Io lo lascio così. Poi mi fate sapere chi aggiungo in squadra. Così poi gli do un soprannome poi. Raga, qua non c'è niente. Là sotto c'è una grotta. No, possiamo entrare. Allora, ragazzi, abbiamo un altro ancora percorso da vedere. Abbiamo già catturato due Pokémon. E il percorso dovrebbe essere proprio questo qua. A parte poi ce n'abbiamo anche un altro, volendo. Ci abbiamo questo. E poi un altro percorso dovevamo vedere, era... No, solo questo, raga. Questo è un altro ultimo percorso, raga, l'ultimo percorso. Ah no, forse ce l'abbiamo ancora un altro, sapete? Mi sembra che era quello dove vi avevo promesso che ci ritornavamo. Ah, ci abbiamo ancora due percorsi, cacci, abbiamo, madonna. Allora, cacci, dobbiamo sbrigare, allora, facciamo volo. Vi faccio vedere. L'altro percorso mi sembra che era proprio questo qua. Il percorso 11. Il percorso 11 non avevamo fatto la cattura. Non so se ve lo ricordate, ma non avevamo fatto la cattura. Fidatevi di me, non l'avevamo fatta. Allora, raga, andiamo su di qua. Qua c'era un altro percorso. Magari che Dio ci ama, nibbono stavolta. E dai, te prego. Poi, naturalmente, dovete anche le statistiche di sti Pokémon che catturo. La madonna, bella zio. Oddio, un ciclista. Allora, là c'è un po' di erba. Là c'è l'erba scura. C'ho forza, meno male che c'ho forza. Ragazzi, che Dio ci ama, nibbono anche stavolta. Che palle, però. Allora, raga, vediamo un po' che fa.
Allora, io direi che però Ultra 4 non è proprio il Pokémon ideale per mettere per primo, Ok, facciamo così e facciamo così. Allora sono i Pokémon più ideali per combattere, secondo me. Ah, via, raga! E che Dio ci ha mani buona! Un Simipur di merda! Un Simipur di merda, no! Che palle, Simipur, no, 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 Simipur, c'ho già il tipo acqua, mi spiace, sorry. Ah, raga, anche in questo luogo abbiamo fatto il primo incontro, e ora, raga, ci manca l'ultimo luogo. L'ultimo luogo, che è il percorso 11. E io, raga, veramente non ce la posso fa. Non so che fa, non so chi aggiunge. Supportatemi, perché non so proprio che fa. Oh, stiamo qua. Ultimo incontro. Ultimo, raga. Qua ci sarà un po' di erba scura in sto posto. Sto posto di merda, ci sarà. Facciamo un po' di repellente max e speriamo bene. Allora. Sì, ce la facciamo. No, non c'è un po'. No, dai, non mi dica che non c'è. Che palle. Però, raga, mi sa che devo usare surf per andare all'erba scura, lo sapete? Devo usare surf. Perché in tutti i posti c'è l'erba scura. In tutti i posti c'è l'erba scura. Allora, ragazzi, dato che ci abbiamo cascata, ci avevamo cascata, mi sembra. Ci aveva data N poco fa. La usiamo. Ok. No, raga, la puoi imparare soltanto. Non la puoi. Lampo, Crystal e oddio mio, che cazzo, però. Per forza Crystal, raga. E li devo levare? Oddio, li devo imparare una. Gli devo levare una mossa. Gli devo levare una mossa, raga, non ci posso credere. Chi li levo? Fragor Tempo. Sarei un coglione. Coda di luce? Eh no. Ah, chi muore? Questo è un problema. Eh no, 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 lui non va bene. Allora, raga, devo fargli imparare a cascata a Ampharos. Per forza, per forza. Tuononda? In teoria Tuononda gli dovrei levare. Sì, tanto Tuononda alla fine non lo uso mai, raga. Vabbè, tanto poi glielo rinsegno. Ce lo dovrei avere, la vediamo un attimo. Tanto poi gliela rinsegno in qualche modo e gliela faccio rimparare. Mi sembra con le squamacuore, con i cocci. In qualche modo gliela faccio imparare, quindi state tranquilli. Allora, scendiamo. E qua, ragazzi, ultimo incontro. Ah, Among Us già l'avevamo incontrato, rompe il cazzo, eh. Among Us già l'avevamo incontrato, non vale. Ecco. Fuck. Fuck da Among Us. Guarda, raga, quanto odio gli Among Us. Madonna, mi stanno facendo vedere Among Us peggio di Bidoof, di merda. Raga, e che Dio c'ha la mani buona. Facciamo il repellente, giustamente. Prego, prego, repellente, continua. Guarda, bomboletta infinita. Raga, non guard. Niente. Niente, raga, niente. Ne abbiamo trovato un cazzo. Abbiamo trovato un cazzo. E quindi... Anche Galvantula è un Pokémon di merda. E non possiamo aggiungere la nostra squadra. Ora facciamo volo. E andiamo a vedere. Oh, andiamo a vedere questo Genesect com'è. Perché in caso aggiungiamo Genesect. Comunque non è male Genesect in squadra. Secondo me non è manco un leggendario, raga. Genesect non è considerato proprio un leggendario. Quindi volendo possiamo anche metterlo in squadra. Quindi andiamo a vedere questo Genesect. Tutti insieme. Easy, li amo squeezy. Sì, ok, basta. Bravo. Ti odio. Ma perché devo parlare con Bell? Perché PC, ok, aperto. Sposta Pokémon, vediamo un po' com'è. Allora, ciao. Riduce il danno subito dai compagni.
Questo è buono. Oh, c'è un botto di difesa, un botto di attacco speciale, un botto di difesa speciale. Raga, io questo lo aggiungo in squadra. Fanculo. Aggiungo così in squadra. C'ha le stab? Porca puttana, c'è anche la stab di attacco speciale qua. Porca puttana, c'è anche lo zio. Raga, Geneset è il nuovo membro di squadra. Geneset lo spostiamo proprio in squadra e lo mettiamo dentro perché ci sta. Secondo me ci sta. A bomba, raga, a bomba. Ci abbiamo Geneset. Cazzo. Allora, raga, quindi, secondo me non è considerato leggendario. Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Un like, commenti, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in una prossima parte dove arriveremo finalmente a Lega Pokémon perché non ce la faccio più. E ciao ragazzi.